Benvenuti sulla pagina Turismo Peschiera. Oggi siamo nuovamente sul controbastione in fianco a Porta Brescia, ma siamo qua oggi per raccontare non tanto la storia delle mura della città, ma bensì uno spaccato della vita e delle tradizioni alicense, ovvero la pesca alla tinca col tornello. Il tornello non era altro che una rete, normalmente cilindrica, che veniva calata in acqua con un grosso palo, con una carrucola, veniva calata appunto nelle acque qua davanti nel momento in quando le tinche venivano proprio dentro i canali di Peschiera per deporre le uova, quindi normalmente nel periodo primaverile. Ed è una cosa particolare perché questo tornello, questa modalità è proprio tipica di Peschiera, perché si pescava dalle mura, quindi sopra le mura venivano agganciate, ognuno aveva la sua postazione, erano regolamentate anche con delle licenze, c'era un palo, una loggia in cui si infilava questo grosso palo con una grossa carrucola, questa rete veniva calata, circolare, con un fondo più profondo nel lago. Nel momento che il pesce passava per andare a deporre le uova, ecco che venivano tirate a riva. E la cosa interessante è che queste postazioni qui a volte erano collegate anche con zone in cui erano presenti proprio i pescatori di professione. Per esempio questa porta, proprio in fianco a me, era un locale in cui vi era un pescatore di professione. Una grossa marmitta, come un pentolone grande, in cui si bollivano le reti, calcolando che una volta, prima degli anni 60, le reti non erano in nylon come oggi, ma in cotone, quindi di un colore bianco. Venivano bollite con le bucce di castagna per farle assumere un colore più scuro, marron scuro, in modo che in acqua avessero una rifrangenza minore, quindi il pesce fosse più ingannato e potesse entrarci. Quindi la pesca col tornel caratterizzava la Peschiera del Garda? Assolutamente sì, veniva fatta sopra le mura, quindi una cosa che poteva capitare solo a Peschiera, perché sulla Peschiera vi sono delle mura di questo tipo, ed era veramente qualcosa caratterizzante. Nei periodi della pesca col tornel, mi raccontano le persone che la vissero allora, beh, chiaramente c'era un bel via vai di persone, si andava su ogni punto in cui si pescava per stare un po' in compagnia, per vivere anche un po' la quotidianità serale di questa pesca. Insomma, era un momento di tradizione tipico di Peschiera che non è riportato sui libri, che non è scritto in alcun testo, ma come canale Turismo Peschiera ci va di ricordarlo. Anche perché camminando sulle mura o facendo le escursioni in barca alle mura, ogni tanto riuscite a vedere ancora agganciate alle mura questi grossi bicchieri in ferro che accoglievano il palo su cui poi veniva agganciato il tornel. E ancora oggi ce ne sono molto arrugginiti, ma sono là a testimoniare una storia che se n'è andata, perché ovviamente oggi purtroppo le tinche non passano più in questi canali, il fondale è mutato, però la storia resta e ve l'abbiamo raccontata. Io con questa piccola pillola di storia di Peschiera vi saluto, vi ringrazio per il fatto che ci seguite sempre con così tanto affetto, vi do appuntamento alla prossima puntata. Viva il Lago di Garda e viva Peschiera del Garda!